Dodicesima giornata di campionato di seconda categoria Girone F, la capolista Caldarola ospita la Comunale e l'Elfa Tolentino. Le squadre stanno scendendo in campo agli ordini del signor Fraticelli della sezione di Macerata. Il Caldarola si schiera con un 4-4-1-1 formato da Frascarelli, Buldorini, Innamorati, Pesaresi, Paolucci, Luciani, Gentili, Minucci, Maccari, Scarpeccio. A disposizione del mister Tentella ci sono Salvucci, Capenti, Frapiselli, Duca e Bignos. L'Elfa Tolentino è in campo con un 4-2-3-1 formato da Scarpacci, Ceresciuoli, Farroni, Cervelli, Piriti, Battellini, Bentivogli, Prosperi, Buresta, Palmieri, Salvucci. A disposizione dei mister Giorgi ci sono Cantenne, Ceregioli, Domizzi, Vaghi, San Paolo, Maccari, Petritoli. Abbiamo già detto che l'arbitro è il signor Fraticelli della sezione di Macerata. È una bella giornata di sole, c'è anche un discreto pubblico per questo derby molto atteso. Calcio d'inizio per gli ospiti dell'Elfa Tolentino. La prima azione di gioco si svolge sul lato sinistro, la palla arriva a Bentivogli che lancia Prosperi, entra in aria e viene atterrato dal portiere Frascarelli. L'arbitro a due passi non ha dubbi e concede il calcio di rigore con conseguente cartellino rosso per il numero 1 del Caldarola. Sostituzione forzata e in 10 uomini esce Gentili. Per il secondo portiere Salvucci, il numero 9 dell'Elfa Tolentino Buresta va sul dischetto a calciare il rigore, ma calcia malissimo. La palla non c'entra lo specchio della porta e va direttamente sul fondo. Passano i minuti al 18esimo, Minucci per Pesaresi che trova Maccari. Di prima verticalizza per Scarpeccio che supera Scarpacci in uscita, ma la palla finisce sul palo. 24esimo, calcio d'angolo per i locali, batte Nerpiti. In aria Piriti svirgola, ma Scarpacci è attento e salva la sua porta. 4 minuti dopo, calcio d'angolo, battuto ancora da Nerpiti, la palla in aria, si impenna, Scarpeccio prova la girata ma trova Palmieri sulla linea di porta che salva ma non la allontana correttamente, arriva Maccari che non perdona e segna il gol dell'1-0, il vantaggio del Caldarola per la gioia del pubblico locale. La gara arriva al 45esimo, finisce il primo tempo, l'arbitro manda tutti a prendere un buon tè caldo. Con le immagini siamo nella ripresa, il secondo tempo, calcio d'inizio per il Caldarola, Maccari passa a Scarpeccio. 48esimo, punizione battuta da Bentivogli che si abbassa ma non trova, l'attento Salvucci. Al 54esimo c'è il calcio di punizione per i locali battuto da Pesaresi sul secondo palo per Scarpeccio che insacca l'arbitro, annulla per un contatto tra Paolucci e Scarpacci. 62esimo, lungo lancio di Battellini intercettato da Paolucci che si allunga la palla e finisce a terra con Palmieri. La palla a questo punto arriva a Bentivoglio che lancia Petritoli che di prima rimette in mezzo per Buresta, ma arriva in scivolata Buldorini e per l'arbitro Fraticelli è rigore e cartellino giallo per il difensore che dice di aver preso la palla mentre i compagni recriminano il fallo su Paolucci. Sul dischetto questa volta va il numero 7 dell'Elfa Tolentino, Bentivogli. Salvucci intuisce, ma la palla finisce in rete per il pareggio degli ospiti. Pari che dura pochi minuti, solo due, c'è un calcio di punizione sulla destra per il Caldarola, va alla battuta Pesaresi che con un destro perfetto trova Paolucci che di testa realizza il gol del 2-1 per la gioia locale, naturalmente il vantaggio dei padroni di casa. L'Elfa non si arrende, è in superiorità numerica e continua ad attaccare. 76esimo, Battellini lancia in avanti per Petritoli, Paolucci respinge su Bentivogli che la stoppa e trova Petritoli, ma la difesa sale bene, l'arbitro fischia il fuorigioco. Siamo all'80esimo, Salvucci rilancia lungo, trova Maccari che di testa spizza il pallone, lancia Scarpeccio che di destro la prende male e Scarpacci la blocca facilmente. Questa era l'ultima azione pericolosa della gara. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine per la gioia dei locali, una vittoria importante che porta il Caldarola a più 7 sulla seconda e il Rione Pace. Le squadre salutano il pubblico tra gli applausi dei numerosissimi tifosi.